Ieri Don Bruno Cirillo ha fatto ingresso nella parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Siderno. Una celebrazione importante, l'accoglienza e la celebrazione eucaristica che è avvenuta alle 18.30 presieduta dal vicario vescovile Don Piero Romeo. Una celebrazione che si è svolta nel rispetto di tutte le disposizioni ecclesiastiche e governative anti-Covid che sono già note. La chiesa di Portosalvo ha potuto accogliere 200 persone, ma la Santa Messa è stata trasmessa alla nostra emittente ed anche in diretta Facebook sulla pagina della parrocchia, ovvero quella dell'Arcipretura Maria Santissima di Portosalvo di Siderno. E come è noto, la comunità parrocchiale ha voluto ringraziare Sua Eccellenza Monsignore Francesco Oliva per la vicinanza fattivamente dimostrata nel periodo di sede vacante e per la scelta di Don Bruno Cirillo come il suo parroco. Si è fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo crede in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Interceda per te e per tutti la Beata Vergine Maria, qui invocata con il titolo di Santa Maria di Portosalvo, patrona di questa comunità parrocchiale. La parrocchia ha perduto purtroppo da poco la sua guida spirituale di Don Cornelio Femia, amato parroco per lunghi anni, nei quali ha saputo animare la comunità religiosa. Don Bruno, qui assegnato come parroco, è un sacerdote di grande spessore, fine teologo e di grande esperienza, maturata anche al fianco di Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva, vescovo della diocesi di Gerace, cui rivolgo il mio personale augurio di presta guarigione. Egli quindi saprà certamente ascoltare e capire i fedeli che a lui si rivolgeranno grazie alla sua grande preparazione culturale, intelligenza, sensibilità, equilibrio e delicatezza. Saprà trovare il modo di comprendere, per comprendere ed aiutare e consigliare tutti, come un buon pastore deve saper fare. E diventerà sicuramente in brevissimo tempo il punto di riferimento per tutta la comunità sidernese, svolgendo un ruolo attivo per favorire la maturazione delle coscienze, la crescita della fede cristiana e lo sviluppo della spiritualità nei cittadini e soprattutto nei giovani. Prerequisiti essenziali anche per il progresso civile dell'intera popolazione. Questo è l'augurio che rivolgo a Don Bruno e a tutti noi di vero cuore, sicuro che egli saprà essere all'altezza delle aspettative. A nome della Commissione straordinaria e della cittadinanza tutta, dico a Don Bruno benvenuto. Ma sai quanto è importante la tua presenza per l'unità della comunità cristiana? Dove tu ogni giorno invocherai lo Spirito e questo Spirito sarà uno Spirito di pace e di unità per tutta la comunità. Ma non io posso dire, perché è maestro pure in questo. E quindi, io queste cose non te le dico, perché prima di tutto spero che tu le viva come me, prima io e poi tu, che le viviamo queste cose. Però stasera, e concludo, te lo lascio questo messaggio a me, a voi, a te Bruno, prendilo così come viene, per carità, non voglio assolutamente. Però siccome che tutti in qualche modo qui siamo parroci e ci capiterà ogni giorno, ogni santo giorno,
Ci capita, quando vengono le persone a parlarci, a chiedere un certificato, a vedere che cosa serve, che cosa non serve, a contestarti, a non contestarti e a dirti che qua accade quello, quell'altro non funziona, quello non va, oppure ti vengono a dire se c'è bisogno, sai, pastoralmente bisognerebbe ogni santo giorno. Dovrai decidere se dare una risposta secondo giustizia o da figlio di Dio. Vorrei ringraziare ancora prima del Vescovo tutti coloro che hanno contribuito a organizzare e ad animare questa liturgia. Grazie al Vescovo naturalmente per la fiducia e per la stima che ha dimostrato nei miei riguardi. Mi ha chiamato al Ministero della Presidenza di questa comunità. Per me questo significa una sola cosa, un impegno radicale, perché chiunque lo desideri possa qui trovare un luogo adeguato per incontrare il Signore e crescere nell'amicizia con Lui, in un clima di famiglia, in un clima di accoglienza che esso stesso è già segno della presenza di Dio. In altre parole, io concepisco il Ministero della Presidenza come la cura perché la comunità venga edificata come corpo di Cristo e come popolo di Dio, una comunità che ha caratteri certamente sidernesi, ma che è chiamata ad aprirsi e a integrarsi col resto dell'umanità della quale in ultima analisi fa parte.